Savadi ka Pompi fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Camper. Ragazzi, ieri è stata una giornata particolare. Cioè, io Amazon come corriere, come insomma, sia come catalogo di roba che hanno tutto praticamente per ordinare anche il cibo su Amazon, sia come consegna, l'ho sempre stimato. Quello che mi sta un po' dispiacendo è che in questo periodo, non so, o sono a corto di corrieri o gli è aumentato il lavoro in una maniera esponenziale, si stanno appoggiando ad altri corrieri. Quindi tu ordini, cioè Amazon come funzionava? Tu ordinavi qualcosa, ti diceva traccia il pacco. Domani entro, che so, le 12 ti arriva. E il giorno dopo, entro le 12 ti arrivava. Adesso ti mette, cioè ti arriva fra 5 giorni, no? O ti mette dal 18 al 25, minchia, una settimana. Lo stanno portando a mano sto pacco. Oppure ti dice, arriva che so, arriva domani entro le 22. Quindi tu il giorno dopo controlli, rifresci la pagina e ti dice: ok, arriva oggi dalle 11, dalle 10 e mezza alle 2 e mezza. E tu pensi: oddio, io ho il frigorifero vuoto, dovrei andare a comprarmi qualcosa. Sono già le 11, quindi sono in ora in cui il corriere può arrivare. Vabbè, aspettiamo un po', speriamo che arrivi prima, insomma, prima delle 2, prima. Vabbè, casomai mangio alle 3, non c'è problema. Refresci, la consegna verrà, nel frattempo è passata un'ora, la consegna verrà fra le 11 e mezza e le 3 e mezza. Beh, ragazzi, no, potevo andare allora prima a comprare qualcosa al supermercato, ce l'ho qua a 100 metri. Allora dici, sai che c'è? Io faccio una scappata al supermercato. Cioè, a 100 metri sono 2 minuti andare, 2 minuti a tornare, 5 minuti, insomma, il tempo di fare la fila. Prendo la prima cosa che mi capita prima per fare la fila alla cassa. Io in 9 minuti esatti, massimo 10, sono qua. Che deve venire proprio adesso, ma ammesso che me l'hanno spostata la consegna, quindi, cioè, voglio dire, sono uscito ieri, visto che me l'hanno spostata la consegna, torno e mentre tornavo dicevo tin. Guardo, numero sconosciuto, boh. Poi mi arriva il messaggio, cioè un messaggio vocale. Cioè abbiamo tentato di consegnare il pacco, ripasseremo domani. Come avete tentato di consegnare il pacco? Vabbè, ok, questo ci sta. Però la forbice da aspettare era troppo grande. Amazon, fai lavorare meno i corrieri e fai che ho una consegna ogni 14, ogni 15 minuti. Fagli fare 100 consegne in 8 ore. Fagli fare una consegna ogni 15 minuti. Aumenta, assumi più persone o demanda a più corrieri esterni, ma fagli fare poche consegne. Detto questo, quindi questo. Poi, sempre avendo demandato a corrieri esterni, i corrieri esterni non hanno la tecnica di Amazon che ti arriva quando dice ti arriva domani e arriva domani. Poi l'orario, vabbè, insomma, tu comunque sai che domani devi stare a casa. Invece, gli altri corrieri dice arriva il 18, il 13 te lo consegnano. Quindi tu arrivi, magari col sacchetto della spesa, stai tornando, vedi al cancello che c'è il furgone di un corriere, non facciamo noi. Allora ti metti a gridare, e lui si ferma, ti aspetta, dice: io sono Giambra, sì, ho il pacco per lei, ma mi scusi, io oggi non aspettavo nessuna consegna. Cazzo ridi, cazzo ridi. Capito? E niente. Infatti, io ieri mi è arrivato questo messaggio del primo pacco. Aspettavo gli angolari ieri e la batteria. Gli angolari non li ho potuti prendere, quindi il pannello solare lo monterò quando mi arriveranno gli angolari. E la batteria l'ho ricevuta. Dopo, verso le 6 di pomeriggio, che ero già su Mutong. Mi arriva una chiamata, sempre un messaggio: se abbiamo tentato di consegnare, ma avete tentato? Ma de che? Io quello che dovevo ricevere l'ho ricevuto. Poi vedo mi stavano consegnando la seconda batteria.
Ma basta, ma va bene. Comunque ragazzi, io il caffè è uscito, faccio un attimo colazione, ci sentiamo dopo. Questo è quello che ho tolto. Abbastanza. Allora, vediamo se l'interruttore c'entra. Dov'è l'interruttore? È abbastanza strettino, quindi lo dobbiamo allargare di un paio di millimetri. Lo allarghiamo di un paio di millimetri. Proviamo a smontare un po', vediamo se riusciamo a prendere solo la plastica e a infilarla. Allora, ok, questa è una. E due. Ah, queste proprio sono mobili. Ancora un pochino, vediamo da che parte lo togliamo, quindi così lo togliamo da dietro, dai, perché qua è largo abbastanza, lo togliamo da dietro qualche millimetro.
Oh, ce l'abbiamo fatta! Eureka! Iniziamo a mettere qua, a fissare. Ah, io potrei. Ok, quindi prendiamo l'altro. Certo. Allora, abbiamo il blu, il rosso deve essere messo dall'altra parte. Il rosso deve essere messo dall'altra parte. Quindi il blu sarebbe rosso. Allora, qua. Eh sì, perché entrano nelle scanalature queste, no? Entrano nelle scanalature, quindi dovrebbe scanalare. Allora. Che casino! Svitiamo. Niente ragazzi, ci ho provato. Mi si è, non so come mi si è bloccata una vite, adesso si è spanata, quindi dovrò andare in ferramenta a comprare una pinza e poi insomma e altre due viti, perché nel frattempo una si è spanata, l'altra vite l'ho persa, non so dove, l'ho lasciata appoggiata sul tavolo, poi sono
Sono uscito un attimo, sono tornato e non l'ho trovata più. L'ho cercata per terra, l'ho cercata sui tappetini. È sparita, ragazzi. Io non lo so. C'aveva ragione la mia ragazza, c'ha ragione la mia ragazza che mi ha fatto mettere quella chiappa fantasmi, quello scaccia fantasmi, perché cioè, come fa a sparire una vite dal tavolino? E sono messo in piano, ragazzi. Cioè, io ho tutto sul tavolino, anche roba che rotola. Ma l'unica cosa che mi è sparita è la vite, quindi. Niente, quindi cercherò di andare un attimo da Ferramenta, o al limite ci passo domani, vediamo se c'ho tempo. E poi nel frattempo lampeggio sempre la batteria. Ragazzi, io ho scoperto una cosa bellissima. Qua con la batteria da 80 A, quella auto, quindi con la scarica massima al 30%, se spengo le luci e lascio acceso il televisore, con le luci si scarica tempo un'ora, un'ora e mezza. Se spengo le luci a LED e invece vado di televisione me ne posso vedere 5-6 ore, tranquillamente, non si scarica. Cioè, televisione e USB. Va che è una meraviglia. Va bene, quindi questo era quello che volevo dirvi, ragazzi. Quello che volevo dirvi è che sono un disastro, non riesco nemmeno a vitare una vita normale. Ma pazienza, pazienza. Comunque, funge, l'interruttore funge, ragazzi. Posso accendere e spegnere tranquillamente, quindi per me va bene, per me così va benissimo. Detto questo, Cocoon Macup, per avermi seguito fino a questo momento, volevo invitarvi, se ancora non l'avessi fatto, iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella, ping, per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e sempre, se volete, a condividerlo sui vostri social, che qualcuno dei vostri amici potrebbe essere interessato. Ancora non sto vivendo proprio in camper, ci dormo solamente, ma diciamo che ormai manca poco, mancano una decina di giorni e poi ci sono. Spero insomma di aver attivato come si chiama? Il pannello solare e le batterie, aver montato le batterie prima dell'ora X, di giorno X, e quindi di poter essere già sul camper. Detto questo, ragazzi, vi voglio bene, una buona giornata. Mi raccomando, dopo ci sarà il video sulle criptovalute. Dovrebbe esserci, spero. Leopogammai Puni. Ciao, ciao. Puni, Leopogammai Loco. Ci vediamo dopo, ragazzi. Sono andato, sono andato. Ciao.